Cormaci, allenatore del Borgo Recanico. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera a tutti voi. Dunque mister, si era passati in vantaggio con il calcio di rigore di Marino, poi insomma questo Calaffa che tra le altre cose di gol ne ha fatti già tanti in questo torneo, non vi ha lasciato scampo. Cosa resta da questa partita? Allora, diciamo intanto che non abbiamo avuto palle gol fino all'ultimo secondo, abbiamo sbagliato il 2-0, poi giustamente abbiamo preso questo 1-2 e poi il terzo gol in contropiede sul finale, quindi noi siamo vivi e vegeti. Sapevamo che era una partita difficile questa, perché affrontavamo una delle squadre meglio organizzate, il miglior attacco del campionato, quindi sicuramente il rammarico che per la prestazione che abbiamo avuto dovevamo raccogliere qualcosa. Adesso insomma siete in piena bagarre salvezza, prossimo avversario sarà ancora in trasferta il Melicucco, immagino insomma una partita che assume un peso molto significativo. Sicuramente sì, però purtroppo noi abbiamo pagato a caro prezzo, secondo me anche a livello psicologico, quello che abbiamo subito contro il San Gaetano Catanoso, perché da lì poi onestamente dietro quella nostra prestazione poi abbiamo avuto problemi da lì, da potenzialmente fare un campionato, non dico diverso, cioè, ma un campionato tranquillo, ci siamo ritrovati qua. Però alla fine lottiamo fino all'ultimo secondo come abbiamo sempre fatto, noi siamo una squadra che è nata da zero, quindi se dopo 5 anni ci troviamo in promozione siamo abituati a soffrire e a lottare, quindi non ci sono problemi e lotteremo fino all'ultimo secondo. Mister, chiedo anche a lei, il fatto che la classifica non sia uniforme per il numero di partite giocate, soprattutto per chi lotta per non retrocedere, come può incidere anche sul lavoro poi settimanale? Incide perché chi rema contro magari la legge a modo suo, chi invece sa che ancora magari con 3 punti una partita che si deve recuperare cambia tutto. Bisogna stare tranquilli e lavorare settimana per settimana e soprattutto giocarsi ogni partita che si gioca. Basta, oggi ce la siamo giocata, abbiamo perso, loro sono stati probabilmente più bravi di noi, noi sui 3 gol abbiamo sbagliato in tutti i 3 gol, quindi prima della gara gli ho detto io che se noi sbagliamo vinciamo la partita, eravamo 1-0, abbiamo sbagliato il 2-0 in contropiede, alla fine queste cose si pagano quando hai a che fare con una squadra organizzata soprattutto. Bene mister, buon rientro e grazie per la domanda del campo. La domanda del campo è vero, giusto, è che è passato un po' di tempo, la domanda del campo è vero. Addirittura venerdì sono venuti a vedere se possono fare la chiusura dei lavori. Ah, allora venerdì probabilmente ci saranno la chiusura dei lavori, punto di domanda, aspettiamo lunedì a vedere, perché e allora ci sentiamo la settimana prossima. I sono stati ultimati, speriamo almeno che la prossima partita in casa la giochiamo al merito, almeno questo. Beh, allora noi glielo auguriamo, e la prossima settimana mi metto l'appuntino, mi era saltata, okay. Mia colpa. Buona serata. Non ci sentiamo da troppo tempo, e anche la vecchiaia incede, c'è poco da fare. Va bene, okay. Buona serata, grazie.